Sì. Questa è bella vecchiotta. Sì. 72. Tanta storia. Rimarrà per un altro 7 anni e mezzo probabilmente, perché poi cambieranno l'impianto. Ah, ecco. Ci sta. Io ho preso un sacco di anni, quindi sto facendo il video per gli appassionati. Una cosa documentativa, ok, se non me la renti sì, riesco a salire piano piano, ok. Ce la faccio? Sì, 1, 2. Ok, grazie. A posto? Sì, sì, grazie. Vai. Vai. Siamo di nuovo sulla cabinovia del Sassolungo al Passo Sella. Troyer 1900, sempre Troyer 1972. Che monta cabine Imes e rulli Leitner. Apro finestrino così sento i rulli. Questa cabinovia non ha molti anni davanti a sé, perché fra 2 anni dicono che faranno la nuova cabinovia da 10 posti. E qua fare una cabinovia, oi, perché la stazione Monte non so quanto la faranno, perché poi devono in pratica salire su da questo versante, quindi non so come sarà. Finalmente un bel giro a questa cabina via l'ho fatto, dai. Sento anche le marmotte. Non è che quei macchinisti sono simpatici, me ne sono accorto, ma questi qua a valle è un casino. Questa è anche una delle cabinovie più storiche del Passo Sella, quindi questa la frequentano molto spesso l'estate. Si vede che sono rulli Leitner. Questo riutilizza i sostegni della precedente cestovia Troyer del 59, di cui l'ultimo è in cemento armato, e c'ha mi pare 3 ritenute forse, questa, perché c'erano 2 normali, 2 così e poi tranne il primo che è a portale, è una stazione. E un giro con la Sassolungo l'ho fatto e mi rinfresco un po' le mani, va. Qua fa vedere il percorso, non è quello aggiornato, no? Ah, però che forte che hanno messo anche il logo del Sassolungo, perché adesso questa cabina via gestiscono i 2 impianti di Plannegralba.
che sono qui dietro e adesso stiamo di nuovo rientrando in mezzo alla nebbia. Sento le marmotte fischiare. Però il gruppo di sella da qua penso si vedono le seggiovie, Città dei Sassi e Gran Paradiso. Qua dietro stanno, ma non si vede l'acqua. Ah, quindi qua c'è il Cordella invece, che dove ci sono gli impianti che ho documentato la prima settimana. Ah, di fronte abbiamo il Lupo Bianco, la cabinovia. Dov'è? Eccola. Sì, il Lupo Bianco che ho filmato settimana scorsa. Ecco, adesso stiamo uscendo dalla nebbia. Ecco qua, passo sella. Allora, là qui vediamo la seggiovia Sasso Levante, là si vede poi la Groman. Ah, sti graffi. Dov'è? Allora, ecco, là si vede la cabinovia Praterdella che sta funzionando in questo momento, e accanto la seggiovia Rodella des Alpes che sta girando anche quella, che sta girando in questo momento. Ah, qui sotto l'arrivo della Groman. Questa è l'ex intermedia della vecchia cestovia. Ah, la strada che prosegue verso Selva di Val Gardena. E il passo Gardena. Ah, là in cima si vede la Saspordoi che ho documentato l'altro ieri. Dov'è? Eccola là. Sì, la funivia dei Saspordoi, comprensorio Belvedere, quella è la funivia Pecorco De Rossi, con accanto il Funifordo Leda. Qui si vedono la seggiovia per vedere Saspece, cabina via Toè e la nuova Cristiania. Gruppo Lessella. Ah, qui dietro sono nascoste, ok. Ah, lì sta spuntando il sole, dai. Corrodella, la cima. Ah, seggiovia delle Salpes, riproviamo. La seggiovia in linea, sta girando. Sì. Poi qui dietro c'è l'arrivo della Sasso Levante.
dietro alla stazione a monte da Funivia Cordella. Qui arriva la Sasso Levante, eccola qua. Quella in cima è la Norre 5 Dita. E qui sotto la Groman. La Groman. Questo è la, in inverno qua è la pista che è dalle seggiovie Gran Paradiso e Città dei Sassi porta alla partenza della Sasso Levante nuova, e lì invece partiva accanto a questa capinovia, lì partiva la vecchia Triposto Sasso Levante. E questo è il sentiero, perché certa gente adesso, diciamo che questo parcheggio del Passo Sella, diciamo che ci parcheggia adesso quasi, penso che ci sono poche macchine, ma io mi ricordo quando ancora non funzionavano la Gran Paradiso e la Pizza 7 euro d'estate, allora qui il parcheggio si formava, era diventava pieno, molto pieno. Ora che hanno aperto i due impianti a Plan de Gralba, adesso si è risolto tutto. Una piccola zoomata all'Oro delle Salpes. E accanto la Sadei. La Spordoi, aspettate, ecco, al di là c'è il Passo Gardena, dove c'è la seggiovia CIR. C'è mio papà. Nessuno sta facendo il suo sentiero. Un po' di mucche. Cordella. E siamo arrivati. Qui le funi della Sasso Levante che sono passate per evitare la collisione con le cabine.
qui parte la seggiovia. Ok. Di nuovo quelli, ti pareva. Devo girare. Appena arriva questo. Grazie, ce l'ho fatta, grazie mille, buona giornata. Arrivederci col prossimo impianto.